Presidente, il giuramento di Ippocrate e l'impegno del medico, qual è il significato di questa giornata e perché è stata organizzata? È una giornata molto significativa perché questa professione è una di quelle professioni che non si può esercitare senza un impegno etico, cioè senza i valori che da sempre ispirano il modo di fare il medico e che Ippocrate nel 400 a.C. aveva in qualche modo già codificato elaborando una specie di decalogo che noi chiamiamo il famoso giuramento di Ippocrate, insomma. Ecco, oggi quei medici assumono un impegno non soltanto di avere delle competenze che sono quelle che servono per curare la gente, ma l'altro aspetto per curare le persone è il prendersi cura, cioè condividere le sofferenze. Ecco, è la compassione, il fatto di comprendere che non si risolve il problema di una persona solo curando un organo, ma prendendosi carico di tutto quel ethos, quel pathos che il paziente esprime nel momento in cui si affida al medico. Insomma, è quello che stamattina il Papa, nell'udienza e nel saluto ai medici di tutto il mondo, ha definito una presa globale della persona, perché con quei valori che oggi sono presenti nel codice e che questo pomeriggio i medici di Roma richiameranno nel giuramento, si concretizza la professione medica, una professione oggi che rappresenta la spina dorsale della nostra Italia, una professione sana, capace di slanci solidaristici enormi, capace di grandi sacrifici, ma anche di grande passione che difficilmente in altre categorie si riscontrano. Ritengo che la professione medica possa guidare il processo di risanamento etico di questo Paese ed è l'augurio che faccio a tutti i giovani. L'augurio e la raccomandazione quindi è questa: in un momento di difficoltà del sistema sanitario nazionale, qual è quello che si sente di dire ai giovani neoiscritti? Che tutto il patrimonio di passione, di impegno, di dedizione che i medici sinora hanno mostrato di mettere in campo ogni giorno, pensiamo al 1,5 milioni di ore in più che vengono regalate al sistema, perché sono ore che non vengono in nessuna maniera retribuite ai medici e che rappresentano, secondo stime sindacali, a circa 500 milioni, 500 miliardi l'anno che i medici regalano al sistema, possano essere per loro fonte di insegnamento e per continuare sulla strada che, accanto alle competenze, come dire, ci metta anche buona parte del loro cuore.